Venite tutti qui per i piatti del giorno. Allora, per iniziare c'è del branzino preparato con salsa di mango e per contorno. Perché nessuno prende appunti? Così dopo vi inventerete dei finti piatti del giorno come l'altra volta? D'accordo. Per ora lasciamo stare i piatti del giorno. Il fatto è questo. Nelle ultime 2 settimane io ho tentato di creare un'atmosfera positiva. Un'atmosfera positiva! Ma adesso ne ho fin qui. D'ora in poi o si fa a modo mio qui dentro oppure ve ne andate. Chiaro? La cosa crea dei problemi a qualcuno? Ehi, tu! Ho detto, la cosa crea dei problemi a qualcuno? Dall'inizio, sempre, in tutte le puntate, non mi ricordo, ne avremmo fatte 120 Sì, sono almeno? 10 stagioni. Forse anche di più, 200? In tutte le puntate noi ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti molto quando riuscivamo a doppiare tutti insieme, che è stato, penso, per le prime 2 serie circa, forse qualcosa in più. Poi per un periodo ci hanno divisi, per cui facevamo noi ragazze in alcuni turni e i ragazzi in altri turni, e poi per motivi di insomma, organizzazione, per riuscire a piazzarci tutti, hanno cominciato a metterci in colonna separata e lì. Ovviamente mi divertivo lo stesso, ma meno perché in compagnia si lavora meglio. Poi particolare perché è così vecchio, sono quasi cambiate le società di doppiaggio. Beh, sì, c'è stato un bel escursus. Noi Avete un siamo po'. sempre uguali, vero? Sì, poi so che se vi conoscevate già fin Sì, dall'inizio, eravate già molto da amici. prima con Rossella ci conosciamo da quando, non so, da quando abbiamo iniziato a doppiare. Poi particolare perché so che Sergio Di Stefano non ha fatto provini, vi ha proprio scelto. Lui Ci ha di scelti. base. Sì. Beh, devo dire che ha fatto un'ottima distribuzione, eh? Ha pensato bene, insomma, secondo me ci ha azzeccato proprio come caratteri, come possibilità, insomma, vocali, interpretative. Credo che abbia fatto un'ottima distribuzione. Io mi ricorderò sempre, eravamo proprio qui al Sincro Studio e incontro Sergio e mi dice: "Senti, ma io ho una serie, però pensiamo di iniziare durante il periodo natalizio. Tu ci sei? Sei a Roma? Ti interesserebbe farla?" Io ovviamente molto contenta di farla, però non immaginavo che sarebbe stato poi Friends con un successo pazzesco, insomma. Poi all'inizio è particolare perché ve l'ha richiesto la Svizzera. Voi non eravate sicuri che sarebbe poi arrivata in Italia o era Beh. quasi scontato? Oddio, non mi ricordo esatto. Mi ricordo che era, le prime edizioni le facciamo solo per la TV svizzera, però poi subito dopo sono andati in onda anche in Rai. Non so com'era organizzata la cosa, però è vero che le prime edizioni erano solo per la TV svizzera. Sono Sì, stati un ma. po' mortificati. Poi invece Come? adesso le repliche vanno molto sui Sì, satelliti, anche sulla sì. Rai. A rotazione c'è stato un periodo ultimamente che andavano contemporaneamente sia su Mediaset che sulla Rai. La serie è stata un po' mortificata come programmazione, anche le ultime, proprio l'ultima serie, insomma, accorpavano 3 episodi insieme, quindi cambiavano giorno di programmazione. Nonostante questo ha sempre avuto un bel seguito, insomma. Io mi ricordo bene di te nella parte che hai fatto in Patch Adams, per esempio, ti ricordi il Bello, film? sì, bellissimo. Carino. Molto. Quell'attrice non ha avuto poi Sì, si è vista un poco. seguito. Tra tutti i film del cinema c'è qualcuno a cui sei particolarmente legata e che ricordi? Ovviamente, vabbè, non può essere uno solo, però nel corso del tempo il primo in assoluto, che fu il primo provino che io ho vinto quando ero piccola, è Poltergeist, Demoniache Presenze. Perché ovviamente insomma il primo provino vinto, ho lavorato con Renato, Izzo, insomma è stata una bellissima esperienza. Poi ovviamente alcuni film con Naomi Watts, che è un'attrice che io adoro e che sono fortunata a doppiare quasi sempre, diciamo. E ovviamente 21 grammi, credo che tu lo conosca, e Naomi Watts e Benicio del Toro.
era anche candidato all'Oscar. È un film molto particolare, con un montaggio molto particolare. Il regista è Inarritu. E poi, per quanto riguarda il primo film che ho doppiato con Naomi Watts, che è Mulholland Drive di David Lynch, insomma, sono delle interpretazioni molto, sono state molto impegnative. E poi Volver con Penelope Cruz, anche quello. E, tornando a Friends, c'è qualche episodio che ti ricordi particolarmente con affetto? Qualcosa in particolare mi ricordo degli ultimi episodi, proprio dell'ultima serie, sono quelli che ho più vivi come memoria, perché mi rendevo conto che erano gli ultimi che avrei doppiato, per cui ci facevo magari più attenzione. Mi ricordo questa famosa scena in cui Monica si sfida a ping pong con degli altri e fanno tipo un doppio. E lei piano piano è talmente, è sempre con questa cosa che lei deve primeggiare, deve essere prima, deve essere bravissima, perfetta, così, per cui ci si impegna talmente tanto che insomma suda, poi i capelli le si gonfiano, diventa una sorta di mostro con questi capelli, e durava quasi tutta la puntata questa partita a ping pong. Diciamo che abbiamo delle cose in comune, diciamo. Poi mi prendono in giro la mia, non ti dico che io voglio essere perfetta perché in realtà sono un po' disordinata così, però diciamo che fondamentalmente mi piace Monica quando organizza le cose così perfetta con tutte le cose messe in ordine a livello quasi maniacale, questa pulizia che lei deve pulire tutta la casa, che ha tutte le cose messe in ordine, questo mi fa molto ridere. E poi il fatto bello di tutti loro è proprio il fatto di credere in questa amicizia. E quello mi manca, avere degli amici così come sono stati loro un po' mi manca. Affezionato al telefilm Bayside School. E Sì. tu hai fatto l'attrice Tiffany Tiffany, Amber che ha fatto sia Bayside School e poi Beverly Hills 90210. Thiessen. Sì. Quello ti è piaciuto? Quello mi è piaciuto, sì. Quello, anche quello me lo ricordo benissimo perché anche quello fu un provino, io andai, a volte sai, i provini ci tieni tanto a farli, oppure c'è un'attrice a cui tieni particolarmente, tu vai là, fai il provino, ti impegni e poi per una serie di cose magari il provino non va bene. Invece in quel caso io andai molto serena, in realtà non sapevo neanche di che cosa si trattasse, ma non immaginavo che anche quella serie poi avrebbe avuto un seguito del genere. Mi ricordo che lavoravamo tutti insieme, mi ricordo che c'era Fabrizio Manfredi, Fabrizio Vidale, ci divertivamo molto, erano periodi in cui si lavorava bene e c'era anche tempo per divertirsi. Io tra i due, come ho detto a Fabrizio Manfredi, mi piaceva di più Bayside School che Beverly Hills. Erano due generi completamente diversi, che si rivolgevano anche a delle fasce forse diverse, Bayside School più per leggermente più piccoli come Sì, era età, molto più comico, più paradossale. sì, invece Beverly Hills si prendeva molto sul serio, insomma, no? Poi è particolare perché in Beverly Hills devi fare un ruolo cattivo, invece in Beh, Bayside sì, devo School. dire che là, da una parte mi sono anche divertita perché non mi capita molto spesso di fare queste parti, per cui sì, Sì, sì. so che ci sono molti Beh, fan un telefilm, club. sì, di culto, anche quello. Anche quello quando non ho fatto provini per quello, mi è stato proposto, mi hanno parlato di questa serie, Giuppizzo mi ha parlato di questa serie, dicendo che aveva pensato a me, ovviamente io sono stata contenta di farlo, però anche lì non immaginavo che fosse una serie così particolare e che a volte, insomma, essendo programmata di pomeriggio, che non è proprio, insomma, diciamocelo, Buffy non è proprio un telefilm per bambini, per cui ci sono state delle scene censurate, perché, insomma, metteva un po' paura, però anche quello è molto divertente. Visto i fan club che c'erano, ti hanno mai invitato a qualche manifestazione? Guarda, io ricordo che ho partecipato a una cena organizzata da questo fan club, da dei ragazzi di Roma, e poi ci fu un'altra riunione, ma io non potevo perché mio figlio era un bambino piccolo, per cui insomma non potevo partecipare all'ultimo momento. Ma io sono anche molto timida, per cui il mio lavoro mi piace, lo faccio, per me è bellissimo farlo, però poi in queste situazioni con tanta gente così un po' mi imbarazzo, per cui
lo faccio raramente, ecco, mi devo forzare, mi devo preparare psicologicamente per fare queste cose, non perché me la tiri, è proprio perché insomma non è nel mio carattere essere così. Dei due ragazzi, una coppia di ragazzi che fanno una bruttissima fine, questo me lo ricordo, che si viene a scoprire che loro praticamente avevano ucciso una persona per dei diamanti, e loro avevano preso l'aereo che è precipitato, quello di Lost, e avevano nascosti dei diamanti che erano frutto appunto di questo omicidio, di questa rapina, e poi però appunto l'avidità di possedere questi diamanti li aveva messi l'uno contro l'altro e si erano avvelenati con un ragno di questi che poi in realtà non sono morti, loro rimangono paralizzati, perché questo ti paralizza, e per cui l'ultima scena, mi ricordo, di lei è lei che la stanno seppellendo e lei apre gli occhi perché in realtà è solo paralizzata e non è morta, e poi vabbè è scomparsa, non se ne è più vista. I miei episodi preferiti, perché era totalmente staccato da tutta la trama, sì, completamente a parte, sì, diciamo che mi sembrava uno di quegli episodi tipo Hitchcock presenta. Sì, perché è vero. Era fatto continuamente di flashback, sì. Che uno fin dall'inizio non capiva. Beh, loro lo usano spesso questa cosa. Sì, di ma flashback. Quello lì era fatto molto bene, perché fin dall'inizio non capivi questi qui chi fossero, cosa cercavano. E poi bellissimo. C'è il sempre finale, un lato oscuro di tutti i personaggi. Il finale di inquietante Lost. Quando loro vengono seppelliti, sì. Ed erano in realtà vivi. Ancora per poco. Ma... E quello lì però non mi ricordo se loro comparivano solo in quell'episodio, no, oppure hanno sono fatto piccole comparsate. No, loro sono comparsi da un certo punto in poi, non mi ricordo, era la terza, parliamo di terza o di quarta serie, perché io sono anche spettatrice di Lost, per cui faccio un po' di confusione. Avrò fatto un 7-8 puntate di Lost, però di seguito. In quella sì, venivano più fuori i personaggi, però c'erano stati precedentemente, insomma. E anche continuativamente, non nelle serie precedenti. 16 anni, quando 15-16 anni, quando ho vinto il provino per fare Mila e Shiro. E anche quello me lo ricordo come un periodo proprio divertentissimo. Eravamo quasi non esistevano le colonne separate. Per cui i turni di Mila e Shiro erano dei turni, era come andare a una festa. Cioè eravamo 10-12 persone. Io, Maura Cenciarelli, Vittorio Guerrieri, Francesco Prando, Luca Ward, Rita Baldini, Antonella Baldini, era una festa veramente. Io ero bene o male la più piccola del gruppo, però era molto divertente. E poi ancora adesso Mila e Shiro dopo aprire la pallavolo, insomma, è una serie che viene ricordata. Adesso ti dico, io non è che sono grandissimo, ho 37 anni, quasi 38. Quando mi sento dire, ah, io ci sono cresciuto con Mila e Shiro dopo la pallavolo, io gli dico, sì, ma guarda che ero piccola pure io, però, Guarda, ne ho fatti tanti di questi tipo manga giapponesi, per cui Evangelion, Cowboy Bebop, ma tanti, veramente tanti, alcuni in realtà non me li ricordo neanche. Però ecco, invece io adesso che ho un bambino di 4 anni, per me è fondamentale essere in uno di questi film Disney. Cioè, mi piace tantissimo l'idea che mio figlio, vedendo Shrek numero 3, tra un po' potrà dire, ah, questa è la voce di mamma, che faccio Biancaneve. Ecco, quello sì, mi piace quel tipo di cartone animato, Te mi pensi piace. che i tuoi figli avranno futuro nel campo del doppiaggio oppure? Non lo so, sinceramente non lo so. Ancora non ci ho quasi pensato. Io vorrei che studiasse, per adesso ce n'ho uno, per cui io vorrei che studiasse. È talmente particolare come bambino che è un bel protagonista, per cui penso che potrebbe avere un futuro. Però, insomma, vorrei anche tutelarlo un po'. Non lo so, non lo so. Io ho iniziato, a fare cinema, teatro, così sui 5-6 anni. Pubblicità, ho fatto delle pubblicità, ho fatto una tournée di teatro, degli sceneggiati, all'epoca si chiamavano sceneggiati, non si chiamavano fiction, un film per il cinema. Doppiaggio ci sono arrivata sui forse 8-9 anni, doppiandomi proprio da sola in un film che avevo fatto con Renato Pozzetto. Si Sono chiama? stata chiamata
agenzia Riccardo Finzi praticamente detective. Lì sono andata, mi hanno chiamato per doppiarmi da sola, proprio con questa società qui, con quella di allora, insomma, però sempre con queste persone. E mi chiesero, insomma, dato che sono sempre alla ricerca di bambini validi per il doppiaggio, mi chiesero se volevo continuare. E da lì insomma, ho cominciato, però in maniera saltuaria, perché io ancora studiavo, andavo a scuola, per cui insomma era una cosa, era ancora un gioco. Da lì, prima di capire e realizzare che quello sarebbe stato il mio lavoro, che lo volevo, che mi piaceva, insomma è passato un po' di tempo. Ma poi come hai scelto di essere libero professionista? Ma sai, un po' è capitato, un po'. Mi fa piacere l'idea di confrontarmi sempre con persone diverse, con direttori di doppiaggio diversi. E già la cosa bella di questo lavoro è che noi raramente facciamo cose che ci annoiano, perché nell'arco della tua giornata puoi passare da fare veramente la damina del Settecento, il film di fantascienza, il cartone animato, la telenovela, cioè veramente passi da un ruolo all'altro, da un personaggio all'altro. E anche l'idea appunto di confrontarmi sempre con dei colleghi diversi, con dei direttori diversi, a me fa molto piacere insomma, per rimettersi sempre in discussione. Però poi c'è da dire che io con alcuni lavoro molto bene e magari cerco di lavorarci più spesso possibile. Io, come chiedo spesso a tanti, essendo nel doppiaggio, quando vedi un telefilm o vedi un film cinematografico, sei angosciata a sentire voci di amici, gente che conosci? Allora, diciamo questo. Se il film o il telefilm così è molto molto bello e mi prende, riesco a isolarmi quasi completamente da quello che è la da quello che è il cast e il riconoscere chi ha fatto chi. Se il film comincia a essere un po' noioso, non mi prende particolarmente, a quel punto io comincio a muovermi così e dico: ma questo chi è, quest'altro chi è? E del film ovviamente non seguo quasi più niente, ma di solito quando i film sono fatti bene assolutamente non mi pongo il problema. Ti è mai capitato di essere stata invitata a programmi, essere ospite di qualche trasmissione? Sì, sono andata. Dunque, una volta sono andata ospite c'era la prima puntata trasmessa in Italia di Sex and the City, in cui io doppio Sarah Jessica Parker, e hanno fatto tutta una puntata con Anna Pettinelli di introduzione al telefilm, per cui hanno invitato tutte noi. Un'altra volta andai a una trasmissione sempre di La 7, che però a quell'epoca non era La 7 ma era Telemonte Carlo, che era una trasmissione per bambini in cui invitavano dei doppiatori così per partecipare a dei giochi con i bambini. Anche quella è stata una cosa carina, insomma, una situazione divertente. A memoria forse credo basta. Vengono un po' ignorati i doppiatori? Spesso sì, spesso non se ne parla, o se ne parla a volte sulle critiche anche dei film così, il doppiaggio non viene quasi menzionato. Quando ne parlano, spesso ne parlano anche male, oppure parlano di doppiaggio quando parlano di talent, per cui non di noi doppiatori, ma del talent o presunto tale prestato per il doppiaggio, capito? Sì, strapagati, così. Però loro comunque gli fanno pubblicità. Io non credo che tutto il doppiaggio possa sparire da un giorno all'altro, ovviamente in un contesto italiano qualcosa bisognerà sempre doppiare, non ti dico di film, ma le cose che vengono proposte in televisione, ho i miei dubbi che poi tutto il pubblico italiano sappia seguire bene un film o un telefilm americano con il suo slang, perché qui non parliamo solo di sapere l'inglese, parliamo di sapere il tedesco, di sapere lo spagnolo, l'inglese, il gallese, lo scozzese, cioè. Poi c'è il giapponese nei cartoni animati. Appunto, per cui insomma queste cose così di purismo, insomma, lasciamole a chi gli piace vedere questi film in originale, che anch'io non disdegno vederli, però insomma non sempre, non tutto.
Te comunque in generale sei abbastanza soddisfatta di tutto quello che hai fatto o c'è qualche piccola delusione, qualche personaggio che avresti voluto fare e non hai potuto fare? Oppure nel complesso sei... Guarda, mi fai una domanda. No, io probabilmente queste cose non le ho mai pensate. Sono, mi ritengo molto fortunata a fare questo lavoro, un lavoro bellissimo. Però non si può fare tutto. La cosa bella è proprio di, magari anche se qualche volta quella che io chiamo una mia attrice, che poi non è mia perché non è di nessuno, non l'ho fatta io, evidentemente magari il direttore reputava che io non fossi adatta in pieno per doppiarla, per cui no, in realtà non mi sono mai dispiaciuta o arrabbiata più di tanto per aver fatto o non fatto qualcosa. Anzi, devo dire che mi ritengo molto fortunata perché ho fatto delle cose belle, insomma, mi è capitato nell'arco anche in alcuni periodi di fare, insomma, film belli, telefilm belli, commerciali. No, sono molto soddisfatta. Io più di tanto non posso fare, nel senso, adesso anche grazie a siti come il tuo, se un direttore di doppiaggio vuole sapere chi ha doppiato quell'attrice lo può fare, però non è detto che ritenga che quell'attrice sia adatta per doppiarla, quella doppiatrice sia adatta per doppiarla sempre. Per cui io non è che mi posso imporre, cioè mi piace pensare di essere chiamata perché c'è qualcuno che mi stima, che mi reputa all'altezza di fare determinate cose, però in alcune logiche io non ci posso entrare. Non è possibile, ci sono dei direttori di doppiaggio che ancora mi dicono: ah, ma io su internet non vado a vedere, non si informano, non fanno le distribuzioni a loro gusto, ma il gusto è personale. Poi è Che ovvio che se io vedo una cosa in televisione in cui c'è, dico: ma questa l'ho fatta io, ma peccato, posso dire peccato, però insomma non è che ci posso stare male più di tanto. Perché è un lavoro che poi ti prende anche tanto, mentalmente ti prende tanto, come impegno ti prende tanto. Devo sempre ritagliarmi un po' di spazio anche per me, capito? Se no poi lavoriamo solo. strada ti capita che ti riconoscono per la voce? Mi è capitato, stavo in un negozio di telefonia. E avevo fatto tutta la mia fila così, per cui stavo aspettando, ero anche un po' impaziente. E arriva il mio turno, io mi avvicino, parlo con questo ragazzo, dico: allora io, guarda, ho questo problema con la carta di credito, però. E vedevo che questo mi guardava, e sai quando l'occhio va oltre, no? Stava così, allora facevo: no, allora senti, scusa, ti volevo dire che io ho questo problema con il telefonino e la carta di credito. E lui sempre più imbambolato. A quel punto io mi stavo anche un po' preoccupando, comunque pensavo: ma sto ragazzo c'è qualcosa che non va. Allora lui mi fa, si ferma e fa: scusa, tu sei la voce di Karen in Sex and the City, vero? E a quel punto ho detto: vabbè, ma dai, ma come hai fatto? Sì, sono io, ma insomma per me non è così. Non pensavo, guarda, sinceramente non pensavo, perché poi ovviamente le nostre voci vengono anche un pochino, non ti Modificate. dico, insomma, trasformate, però modificate, filtrate, missate così. E questo, parlando così improvvisamente, qua dice: ma questa è. E di solito il personaggio che più associano a te qual è? Sì, Sex and the City, Tra sarà Jessica Parker. cartoni, telefilm, film, ma cos'è che sei più affezionata in generale? Ma un po' a tutti, chi più chi meno. Ci sono, ecco, quella serie di Friends, per esempio, è da ricordare sicuramente, Buffy anche, ma un po' tutte queste carine, perché mi ricordano anche dei periodi carini della mia vita, per cui un po' tutte. Come film sicuramente 21 grammi, Cominciano a quello sì. scrivermi in molti chiedendomi consigli su come diventare doppiatore. Ti capita mai di gente Viva che ti voglia. chiede... Sì, mi chiedono in continuazione. Alcuni pensano di farlo come hobby, non so come dire, piuttosto che andare a scuola di salsa e merengue, dice: voglio fare un corso di doppiaggio o di ceramica, così. Non è così. Io sconsiglio di frequentare scuole di doppiaggio perché a oggi la maggior parte di quelle che ci sono vengono tenute da persone che quasi non hanno mai fatto doppiaggio, hanno pochissimo a che fare con il doppiaggio, per cui io consiglio di studiare dizione, recitazione,
di prepararsi, non ci si improvvisa, insomma, di fare l'Accademia d'Arte Drammatica o dei corsi di teatro, poi venire a Roma, se vengono anche da fuori, e di assistere a quello al doppiaggio, vedere come viene fatto, che è una specializzazione del lavoro dell'attore. Però bisogna avere delle basi, insomma, se uno è motivato in questo senso, poi magari è anche del talento, uno spazio se lo trova, insomma, se lo riesce a creare. Però non è che tu da un giorno all'altro fai qualche ora di corso. Allora, io volevo salutare e ringraziare prima di tutto Nicola per questa intervista e salutare tutti gli utenti di Calliopea.it. Grazie per interessarvi al nostro lavoro, che io trovo bellissimo, vabbè, ma sono di parte. E continuate a mandare schede, integrazioni anche di lavori precedenti, che a volte anche grazie a voi riusciamo a risalire a cose che abbiamo fatto nel nostro passato.